porta, quattro uomini in barriera per la Lazio, una Lazio molto preoccupata dalle conclusioni del numero 21, la rincorsa di Pirlo, il pallone rasoterra sulla destra, invece Lichtsteiner, cross in mezzo, rimpallo, Pogba si gira, Pogba! Pogba! La Juventus è in vantaggio, esattamente al 23esimo nel corso del primo tempo. Cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma, ha segnato la Juventus, ha segnato Paul Pogba al secondo pallone toccato, il francese non ha perdonato, da attaccante consumato all'interno dell'area di rigore, ha sfruttato il rimpallo favorevole e con il sinistro ha scaraventato verso l'angolino alla destra di Marchetti che nulla ha potuto, pallone in fondo al sacco, Juventus in vantaggio per 1-0. Sì, tra l'altro Andrea Pirlo ci ha smentito perché eravamo certi che tirasse in porta, invece uno schema perfetto perché ha servito Lichtsteiner, c'è stato un rimpallo in area di rigore della Lazio sul pallone in orizzontale basso di Lichtsteiner, e pallone stesso che è arrivato a Pogba, non è il suo piede ma praticamente fa nulla visto l'esito della conclusione, spalle alla porta da centravanti puro, si è girato, pallone nell'angolino alla testa di Marchetti che è stato sfortunato perché ha deviato il pallone ma è terminato in rete. Sì, tra l'altro la conclusione era veramente da brevissima distanza, ma la rapidità con la quale si è girato Pogba e ha centrato lo specchio della porta all'angolino più recondito con il piede e non usuale, vale a dire quello sinistro, dimostra quanto mai sia stato azzeccato questo acquisto da parte della Juventus e quanto questo ragazzo possa diventare veramente un crack. Due contro uno, c'è libero Chiellini dalla parte opposta, Lichtsteiner in area di rigore, il pallone in mezzo, Chiellini! Chiellini! Il raddoppio della Juventus! Esattamente al minuto 7 nel corso del secondo tempo, azione in attacco tutta dei difensori, Lichtsteiner a destra in mezzo per Chiellini, a pochi passi dalla porta anche lui dal numero 9 vecchio stampo col piattone destro nella porta ormai sguarnita, nulla da fare per Federico Marchetti e la Juventus è raddoppiato ed è in vantaggio per 2-0. La Juventus ci ha fatto vedere anche questo contropiede da parte dei difensori con Lichtsteiner completamente indisturbato sulla destra, Chiellini che a rimorchio arrivava da dietro, anche lui indisturbato, un rigore in movimento praticamente per Giorgio Chiellini che non ha avuto difficoltà nel battere Marchetti. Non so Francesco, nella tua lunga esperienza di radiocronaca, ma un contropiede del genere formato, organizzato da due difensori, un esterno destro e un centrale difensivo, io raramente l'ho visto. No, però ho visto Andrea Pirlo partire col pallone tra i piedi. Anche perché i difensori della Juventus, come detto e come raccontato, attaccano in massa Lichtsteiner, è solo Lichtsteiner! Lichtsteiner 3-0! Dilaga la Juventus! Esattamente al minuto 9 nel corso della ripresa, la grande spolla di Vucinic, la percussione di Lichtsteiner centralmente, ha atteso l'uscita di Marchetti con l'esterno del piede destro, ha indovinato l'angolino sinistro alle spalle dell'incolpevole estremo difensore biancoceleste. Siamo 3-0, partita virtualmente chiusa. La Juventus sembra troppo forte per questa Lazio. Sì, non c'è dubbio, non c'è assolutamente match in campo, non c'è storia e evidentemente i giocatori della Lazio pensano che Lichtsteiner faccia ancora parte dell'organico biancoceleste. Lo lasciano libero. In due volte in 120 secondi completamente libero e abbandonato dalla retroguardia biancoceleste. Questi sono inserimenti che solitamente vediamo da parte di Vidal, ecco, che arrivano dai centrocampisti. Invece è arrivato proprio nel cuore dritto, nella zona centrale del campo, Lichtsteiner, ripeto, completamente abbandonato. Gran palla di Vucinic, per carità, però ancora una volta la Lazio si è fatta trovare impreparata e ha subito pesantemente il contraccolpo psicologico del 2-0. Non è riuscita a riorganizzarsi. La Juventus è come uno squalo quando fiuta, sì, il sangue da questo punto di vista, e ha colpito ancora una volta e ha chiuso la pratica. Continua ad attaccare la formazione campione d'Italia, Vucinic, colpo di tacco, Lichtsteiner, sinistro, miracolo di Marchetti, Pogba ancora Marchetti, sulla linea il pallone, Tevez, la Paci, Carlitos Tevez e la Juventus cala il poker, siamo 4-0, siamo al 12esimo, implacabile, spietata la Juventus di Antonio Conte, conduce per 4-0, non c'è più match, non c'è partita, è un monologo dei campioni d'Italia. La Lazio è completamente nel pallone, rischia veramente pesante, rischia di subire altri gol da qui al termine della partita. Vediamo un po' i cambi operati da Petkovic, Ederson
e Floccari uscirà sicuramente Ledesma, dunque Floccari al posto di Ledesma, e poi aspettiamo l'altro cambio con Ederson che è già pronto. Certo è un compleanno, è stato a Ferragosto, però insomma siamo solo al 18, sono passati 3 giorni, amarissimo per Vladimir Petkovic. Esce Radu, dunque esce anche Radu, Petkovic che sognava di alzare un altro trofeo qui allo Stadio Olimpico di Roma dopo la Coppa Italia del 26 maggio scorso. Ha subito, sta subendo una pesantissima lezione la Lazio da parte della Juventus, e ancora una volta quanto è ingannevole il calcio d'estate, non che sia inverno, il 18 agosto, ma adesso è il calcio che conta da questa sera. Quanti ingannevoli sono le amichevoli precampionato, la Juventus che è arrivata ultima nel torneo americano, eccola qua, sì. Quando c'è da alzare un trofeo, quando c'è da vincere, non si tira indietro, è lì in prima fila, è lei la squadra da battere ancora una volta. Impressionante la Juventus, impressionante Antonio Conte che in questo momento di pausa, quando c'era il doppio cambio che Barchesi ci ha raccontato